Giovedì 18 aprile si inaugurerà all'Accademia della Crusca il convegno dedicato ai 50 anni della storia linguistica dell'Italia Unita. Un convegno dedicato alla città. Alla città come tema centrale del libro di Tullio De Mauro, che ha affrontato con metodologie e con ricerche del tutto originali la storia dei 150 anni dall'unità al 1963. È un onore avere Tullio De Mauro in Accademia e tante associazioni linguistiche che hanno promosso questa iniziativa. Il libro di De Mauro ha avuto una grandissima fortuna, non soltanto presso gli specialisti, ma presso il grande pubblico, e questo è veramente significativo, perché significa che questi temi, i temi da lui affrontati, la centralità delle questioni linguistiche nell'arco dei 150 anni, sono dei temi che hanno interessato tante persone e sono riusciti a superare gli steccati disciplinari tra storici generali, storici dell'architettura, storici dell'urbanistica, sociologi. Un grandissimo merito del libro di Tullio De Mauro. Il tema della città è ora un tema di grande attualità e nel libro di De Mauro si indica il ruolo fondamentale delle città come luoghi di incontri di persone, culture, lingue diverse, quindi le città come laboratori nel processo di italianizzazione, ma anche come luoghi della coesistenza delle tante lingue presenti sul territorio italiano. I miei colleghi, Francesco Sabatini, presidente onorario della Crusca, e Emanuele Banfi, che con me ha organizzato questo convegno, illustreranno in modo più articolato i contenuti di questo convegno.